Vediamo. Allora, nome e cognome. Filippo Buranello. Sei appena uscito? Sono appena uscito, purtroppo. Questo è il gioco. Certamente. Ci vuoi raccontare? Vuoi sfogarti un attimo raccontandoci la tua uscita? Un po', non posso sfogarmi come vorrei, però nei limiti. Niente, è stato un torneo molto divertente. Comunque, diciamo che oggi le ho solo prese, non ho vinto un piatto. I bluff sono andati male, le mani con cui partivo sopra le ho perse. E ho chiuso con un coin flip, io asso re di picche, mi hanno chiamato, ero abbastanza corto, mi hanno chiamato con una coppia di 4 e addirittura settato al flop e sono uscito. Niente di che, ci sta il gioco. Senti, è la prima volta che partecipi a questo torneo? No, no, è la terza, tra cui la prima sono arrivato tra i primi 5. Vabbè, intanto complimenti allora, pensi di tornarci? Sicuramente, ho già deciso di fare tutte le tappe, le 5 tappe, speriamo vada meglio. Come ti sei trovato in generale con l'organizzazione, con la situazione? Bene, 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 molto bene, tornerà divertentissimo, a prescindere da come vada il risultato. La location è bellissima, la sala nuova. Niente, no, non ho altro da dire. Il tuo tavolo com'era invece? Diciamo non troppo facile, perché da una parte c'erano bravi giocatori e dall'altra con l'in-station. Sì che era stato molto difficile gestirlo. Hai delle carte preferite? Diciamo 10 jack, ma no, non vado molto a queste cose. E invece porta fortuna? Neanche. No, no, io sono un giocatore di quelli seri, non un gambler. Senti, hai un giocatore professionista di riferimento che ti piace in particolare? Vabbè, escludendo Ivey, mi piace molto Giuanda. Altrimenti nessuno in particolare, ripeto, a parte Ivey. Senti, dimmi una cosa, secondo te perché il Texas Hold'em piace così tanto? Secondo me piace così tanto perché dà la possibilità a chiunque di vincere. Anche al più scarso del mondo può vincere qualcosa. E comunque non è un gioco solo di fortuna, c'è anche un po' di abilità e questo mix. Esprimi un desiderio sul poker, sul torneo o sui tornei che farai, che hai intenzione di fare nel futuro prossimo? Vabbè, lo stiamo bassi e dico vincere il main event delle World Series. In bocca allora, in bocca al lupo. C'è qualcuno che si sta chiamando. Dai, ci rivediamo presto. Grazie allora intanto. Benissimo.